La sorte delle anime elette è il patire. È la sofferenza sopportata cristianamente, condizione a cui Dio, autore di ogni grazia e di ogni dono conducente a salute, ha stabilito di darci la gloria. Cari amici, pace e bene a tutti voi e continuiamo questo nostro itinerario spirituale alla scuola di San Pio da Pietrelcina. Che bello proprio vedere come Padre Pio ci sta accompagnando in questa Quaresima, ci sta accompagnando in questo mese di marzo così profondo, così intenso nel cammino di vita spirituale. E allora lasciamoci condurre da Padre Pio. Lasciamoci guidare da Padre Pio, lasciamo che Padre Pio realmente ci indichi la strada. E sappiamo bene, lo stiamo dicendo in questi giorni, come in questo mese Padre Pio ci parla della croce, ci parla della sofferenza, ci parla della passione di Gesù. Non solo della passione di Gesù, ma anche della nostra passione, la passione che ciascuno di noi vive quotidianamente. E mi piace paragonare questo termine, passione, non solo inteso come passione sofferenza, ma anche come passione dedizione alla vita. È vero, fratelli miei, tante volte la passione che noi ci mettiamo nelle cose quotidiane, nel lavoro, nella famiglia, negli impegni, deve anche accompagnare la nostra fede. Dobbiamo metterci più passione nella fede, dobbiamo metterci più dedizione nella fede, dobbiamo metterci realmente più cuore nelle cose di Dio, così come ci insegna Padre Pio. Ecco, metterci più passione nella passione di Gesù, nella sua passione, altro non è che il dono totale della sua vita, dice San Giovanni Evangelista, no? In quel bellissimo brano del Vangelo che apre il Giovedì Santo, dice: amando i suoi che erano nel mondo, no? Amando i suoi, li amò sino alla fine. Ecco, questa è la passione di Gesù, questa è la dedizione di Gesù. Gesù non si è fermato alla superficie, Gesù non ci ha salvato da lontano, Gesù non ci ha salvato rimanendo al di fuori della nostra storia, no? Ma lui ci ha messo passione ed è entrato nella nostra passione fino al compimento della sua opera. Non si è tirato indietro, ha avuto coraggio ed ha portato a compimento la sua opera di salvezza a nostro favore. E allora anche noi, fratelli miei, contemplando la passione di Gesù, contemplando l'opera grande dell'amore di Dio, siamo chiamati a mettere passione nella nostra vita e nelle cose che facciamo. È questo che ci salva, fratelli miei, ed è anche questo che dà nuovo senso, nuovo vigore alla nostra vita. Forse la monotonia della vita quotidiana, forse il tam-tam della vita quotidiana, no? Tante volte ci avvilisce, tante volte ci scoraggia, ma noi mettiamoci passione nelle cose, mettiamoci calore, mettiamoci il cuore in tutto quello che facciamo, dalle cose semplici di ogni giorno, dalle cose forse un po' più banali alle cose più importanti della vita. Io dico sempre, no? Mi piace con questa espressione dire una cosa importante, no? La nostra fede si esprime anche e semplicemente solo da offrire un caffè. Da come offriamo un caffè possiamo misurare la nostra fede. Sì, perché il cristiano mette passione in tutto, il cristiano mette cuore in tutto, dalle cose grandi alle cose semplici, come quello di offrire un caffè ad un amico. Allora, fratelli miei, guardando alla passione di Gesù, guardando anche alla passione di Padre Pio, mettiamo più passione nella nostra vita e nella nostra giornata, mettiamoci cuore nelle cose che facciamo. A tutti voi auguro di vivere una buona e santa giornata.